Si chiama Andrew Wardle, è un uomo di 45 anni d'età, il quale purtroppo per lui è nato senza l'organo genitale, senza il pene, per colpa di una rara condizione chiamata estrofia vescicale. L'uomo si è operato però e ha avuto un pene bionico, un pene robotico per così dire. Creato dall'estrazione di tessuti di pelle dal braccio, è riuscito a perdere la verginità con l'amata fidanzatina, ma quando ha deciso di fare sesso per la prima volta sarebbe collassato direttamente al suolo. Di questa storia così incredibile ci informa il Sun, che ci fa capire anche alcuni dettagli in più: 50.000 sterline spese per ricostruire il pene, l'operazione, meglio ben 4 volte, che ha affrontato momenti di puro dolore nella riabilitazione. Poi, dopo aver perso la verginità, la partner lo ha trovato sdraiato nel pavimento, riverso a terra, e poi è arrivato a corso in ospedale, privo di sensi per 5 giorni. Gli hanno rimosso una cistifellea. Incredibile, insomma, l'uomo ha avuto non pochi problemi intimi ovviamente, ma più in generale di salute. Il video termina qua. E se gli utenti di YouTube, iscrivetevi, se vi va commentate. Un salutone, al prossimo video da Narratore Italiano.